Mancano poche ore a Italia-Inghilterra o Inghilterra-Italia, un pronostico con un tifoso della Roma immagino, no? Allora vai, secondo te quanto finisce? Chi vince? 2-1 per l'Inghilterra. Ah, vince l'Inghilterra secondo te? Sì. Va bene, vediamo il collega, speriamo un po' più positivo. Secondo me 1-1. 1-1. Tu sei scettico, dici che l'Inghilterra sì, è più forte. Sì, ma c'è il modulo che hanno scelto. Cioè? Troppi registi, non c'è nessuno. Cioè Pirlo, De Rossi, sì, non va bene. Marchisio. Almeno un Cerci. Ah, dici un attaccante in più, sì. Perché c'è solo Balotelli? Sì, Balotelli che tra l'altro neanche prima vince. Neanche in forma, è vero? Vabbè, speriamo bene, l'Inghilterra poi non è uno squadrone comunque, no? No, comunque forse Italia, però. Certo, la Spagna, Inghilterra e l'Olanda, che ne pensi ieri? 5-1 per l'Olanda. Bella batosta. Bella batosta, non te l'aspettavi manco tu, penso. No. Quindi è finito il ciclo della Spagna. Tu che ne pensi? 1-1, chi segna oggi per l'Italia? Io direi, Balotelli secondo me un gol lo fa, però lo fa. Anch'io la stessa cosa, secondo me una punta, una seconda punta a fianco di Balotelli. Tu dici Balotelli troppo solo quindi? Troppi centrocampisti. Troppi centrocampisti. E va bene, allora grazie a tutti, lui della Roma, tu sei della? Sempre della Roma. Sempre della Roma, va bene, grazie, ciao. Grazie.